Bentornati ragazzi nel mio canale. Adesso oggi volevo parlarvi anche di quanto riguarda la Serie A, la quinta. Se non sbaglio siamo sia la quarta giornata di Serie A, ragazzi, che si disputerà in un modo diciamo con un derby della Madonnina in caso, giustamente. Ma voglio riportarvi i miei pronostici, ragazzi, quindi voglio appunto giustamente precisarvi quello che ne penso io. Ma non lo so se sono bravo o meno, ragazzi, vi dico la verità, io ci provo. Comunque prima di tutto iscrivetevi al canale, vi ricordo di iscrivervi al canale, di seguirmi su Instagram, Popa Marius Darius, giustamente. E lì potete appunto chiedermi delle domande, quello che volete, tutto quanto. Anche della vita privata, giustamente, quello che vi pare. Ok, comunque andiamo avanti. Volevo parlare. Allora, parliamone della prima partita che si affronterà Cagliari col Genova stasera, appunto alle 8:45 su Sky. Ragazzi, comunque io penso comunque che sia una partita su Sky, se non sbaglio, comunque su Sky, sì. Comunque. Sia una partita che comunque potrà. Qua io metterei un punteggio. Un 1-0 Cagliari faccio, ragazzi. Un punteggio secco 1-0 Cagliari, perché Cagliari in casa è forte, perché Cagliari ci può giocare. E io punto così. Questa è la mia decisione per quanto riguarda. Dopo abbiamo Udinese-Brescia. Udinese-Brescia, dato che gioca in casa, ragazzi, l'Udinese è pericolosa. Però d'altra parte abbiamo un Super Mario Balotelli che ce la farà. Dai Mario, dai Mario. Anche qua infatti metto un secco 0-1 per un 0-1 per il Brescia. Quindi giustamente io penso che sia così, che così andrà a finire 1-0 Brescia. Juventus Verona, raga, nettamente Juventus Verona, non posso dare neanche un. Io a Verona, io dico voto per il 4-1. Io voto per il 4-1 qua, perché comunque Juventus è forte. Poi ragazzi, in casa figurati, vediamoci. Tutto rispetto per il tifoso del Verona, attenzione. Però comunque tifosi Verona se la giocano con quelli più piccoli. Qua è un'altra storia, secondo me. Passando avanti abbiamo il derby della Madonnina. Finalmente sto stronzo di derby. Raga, io non ne voglio sapere del derby. Ecco. Qua metto addirittura punto interrogativo, raga, io non lo commento. Il derby non lo commento. Sto zitto, ok? Non lo commento il derby, no. Raga, io non commento il derby per un solo motivo. Perché io ho. Ogni anno che dico succede il contrario. Se dico così succede quello che ho detto io. Poi me ne pento. Poi, ma quindi meglio lo sto zitto, non dico niente. Quindi passiamo avanti, va. Comunque in ogni caso mica migliore. Spero che non mi becco il sfottò, perché sennò mi rompo i coglioni. Che ho le palle piene di se stronzate qua di sfottò. Così sono i tifosi. Va bene, andiamo avanti. Quindi spero che metta la mano a giocare stivo operai di merda. Sassuolo Spal, ragazzi, Sassuolo Spal, qua mi fermo un attimo. Sassuolo Spal, secondo me, Madonna, ragazzi, non ce la faccio. Non comunque con le notifiche. Allora, ragazzi, secondo me la Spal, dato che ha vinto, io qua appunto per un secco 0-0, perché penso comunque che si equivalgono due squadre simili. Sono due squadre simili, molto, che possono ambire giustamente sul calo fisico sul calo fisico. Comunque sono molto simili, ecco, senza dare troppi paragoni. Sampdoria a Torino, ragazzi, Sampdoria a Torino, sfida interessante, interessantina, si vede interessante. Qui vi dirò la verità, raga, io vedo favorito nel Torino, però onestamente non dico che sia 2-0. Comunque raga, secondo me 2 qua, 1-2 per il Toro, vince il Toro, secondo me qua. Mi è un sumo mio rischio, vediamo quello che succederà poi. Andiamo avanti con il Bologna che affronta in casa la Roma, ragazzi. La Roma, togliendo un po' che viene stanca, ma comunque con un po' di voglia, io dico 1-1 comunque, 1-1 ragazzi. Per me è 1-1, potrà Bologna strappare qualcosa se si impegna.
Secondo me finirà 1-1 e un punteggio supporteranno entrambe a casa, non ci danno con una vittoria. Qua abbiamo Lecce-Napoli, ragazzi. Lecce-Napoli 3-0 per Napoli, metto nettamente. Con una bella squadra che c'ha, ragazzi. E comunque una squadra che può ambire tanto, secondo me. E questo è il mio pronostico. 3-0 per Napoli in casa Lecce. Atalanta-Fiorentina, ragazzi. Atalanta-Fiorentina, dato che comunque l'Atalanta sarà giù di morale in questo momento, che sarà un po' rimpiangendo la partita con la Dinamo Zagabria. Ma chi se ne frega del Dinamo Zagabria? A me, io dico. E secondo me, a Bergamo vincono i viola. Oggi vincono i viola a Bergamo, secondo me. Anzi, oggi, domani, dopodomani, quando giocherà, vinceranno i viola. Ragazzi, io non so, non vi dico neanche gol perché non si sa mai. Ma giustamente sarà una partita molto interessante. E onestamente, comunque, con una squadra come la Fiorentina che ci ha liberi, ragazzi, non so, 3-2. Vince la Fiorentina 3-2. No, anzi, no, no, scusate, non vince 3-2. No, perché a Bergamo non puoi vincere 3-2, ragazzi, scusate. Vince 1-0 Fiorentina. A Bergamo, perché comunque a Bergamo, raga, non puoi vincere così, ragazzi. Scusate. La Lazio con il Parma. Lazio in casa con il Parma. Partita interessante, dato che comunque il Parma si sta rendendo con un Gervinho, una squadra buona. Qua boccio la Lazio. Boccio la Lazio, ragazzi. E vi dirò 1-0 Parma. Questa è la mia giornata, ragazzi. 1-0 Parma. Perché, raga, è una mia avversaria. Io spero però che perda. Perché devo sperare sempre che perda la Lazio. Perché, ormai, però, non ho niente con la Lazio. Non pensate che sono così. Però, comunque, io la metto tra le ultime. Ragazzi, ci vediamo in un prossimo video. Mi raccomando, iscrivetevi al canale. Pigiate like. E ditemi la vostra. Ciao.